Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video che spero francamente guardino in tantissimi, che siano miei fan, che siano persone che non mi conoscono, che siano anche i diretti interessati. Qualora ce ne fossero, perché chiaramente leggendo il titolo molti di voi avranno pensato: ecco, adesso se l'è presa con Gabbo, adesso se l'è presa con Joker, adesso se l'è presa con Palace, con Bella FIFA, con tutti quanti. Invece non me la sono presa con nessuno. Semplicemente, ragazzi, questo è un video intanto mio di sfogo personale, ma tranquillissimo perché io sono calmissimo in questo momento. Quindi spesso attenzione quando usiamo la parola sfogo, perché YouTube è una piattaforma di sfogo dove ognuno fa quello che vuole, ognuno fa quello che più gli interessa, che più gli piace, ma se noi youtuber o youtubers, fate voi l'inglese, facciamo quello che vogliamo, è giusto che anche voi dall'altra parte dello schermo facciate e guardiate quello che volete. Per questo ho scelto di mettere appunto questo titolo che avete letto, ovvero basta lamentarsi delle visualizzazioni. Perché io sempre più spesso, come fosse diventata quasi una moda, sto notando che dai big ai non big, se così vogliamo chiamarli, stanno arrivando sempre più video giustificati o meno sull'abbassamento delle visualizzazioni, o più semplicemente sul guarda, c'è quella serie che va a 1000 e ha un casino di visualizzazioni, quella serie che invece magari o quel video che io a cui dedico molto più tempo che ha pochissime visualizzazioni. Questo è un problema che abbiamo tutti. Ce l'ho anch'io, tra virgolette, cioè non, io non lo considero un problema, penso sia normale. È chiaro che anche a me farebbe piacere che un video di carriera, sì, mi arriva dopo 2 giorni a 2000 visualizzazioni e poi magari il video che comunque è un po' più speciale, come può essere appunto lo speciale del 2015, come può essere un Fuck You Time, come può essere uno sfida allo YouTuber, non mi raggiunge neanche le 1000 visualizzazioni. Per questo però ci sono mille rimedi, ragazzi, perché io per esempio ho fatto un video, tra l'altro neanche quello ha raggiunto le 1000 visualizzazioni, che era appunto 10 video da non perdere, quindi lo uso un po' per pubblicizzare video sul mio canale. Ma alla fine quello che penso io è che semplicemente se una persona non ha voglia di guardare un contenuto, non lo guarda e basta. Sometimes I believe, at times I wish you know. Io tra l'altro voglio che vorrei, perché magari sennò poi qualcuno la può prendere a male, che appunto voi che state guardando il video, voi YouTubers che state guardando questo video, lo prendiate come consiglio, non come critica. Pensate un po' quando volete riconquistare una ragazza con cui avevate avuto un bel rapporto, ma con la quale poi vi siete lasciati. Fare la vittima è la cosa peggiore, fare il muso è la cosa peggiore. Voi dovete cercare di riconquistare quella ragazza come l'avete conquistata la prima volta, quindi con la naturalezza, con la simpatia e tutti i pregi che avete, non facendogli incazzati o lamentandovi soprattutto. E questo si ripercuote su YouTube, cioè se io ho voglia che un mio iscritto veda tutti i miei contenuti sul canale, sicuramente mi dispiace se non lo fa, questo è sicuro, non è che non me ne frega niente delle visualizzazioni, cioè le visualizzazioni rispecchiano un po' quello che da un certo punto di vista è un po' come il voto a scuola. Si dice il voto non è importante, sì, però psicologicamente se io mi sono impegnato, la professoressa mi dice bravo, apprezzo il tuo impegno, ma poi come mi era successo e ve l'avevo anche raccontato in un video, mi mette 5. A me per carità mi fa piacere che lei abbia detto apprezzo il tuo impegno, ma se mi metti 5, alla fine quello influisce nella mia mente. Se io non ho studiato, prendo 8, quello influisce sulla mia mente e la prossima volta magari studierò. È la psicologia umana, ragazzi, cioè non, io non sono nessuno, però comunque sono in grado di dirvi questo perché posso capire, sono capitate delle situazioni del genere e quindi vi posso almeno aiutare, se così vogliamo dire, da questo punto di vista. Ripeto, non è una critica, ragazzi, è un consiglio, veramente. Perché se voi ragionate, appunto, vi ho fatto anche l'esempio della ragazza da riconquistare. Non mi sembra il modo migliore la lamentela, no? Cioè, voi dovete farvi furbi da questo punto di vista. E quindi non lamentatevi. Io ho un problema come voi, sempre se vogliamo chiamarlo problema. Io ho la carriera che mi fa tantissime visualizzazioni e poi altri video che invece no. Ma è normale, questo è YouTube, signori. Quindi è chiaro che l'utente che vuole venire a divertirsi, a svagarsi o a farsi due palle così, perché c'è anche video che hanno un casino di visualizzazioni che sono pallosi, e quindi l'utente vuole guardare un determinato contenuto, lo sceglie lui. Poi è chiaro che uno dice: sì, sei iscritto al mio canale, l'ho fatto anch'io questo ragionamento l'anno scorso, proprio per la carriera che raggiungeva tante visualizzazioni, mentre proprio il Road to Division 1 che avevo provato lo scorso anno non andava. Perché uno dice sì, giustamente tu segui me, non segui la carriera, quindi se io faccio un video tu lo guardi, se faccio un altro video tu lo guardi comunque. Guardate che sì, può essere anche giusto come ragionamento, però anziché guardare
gli altri. Quindi dire no, è colpa tua che non guardi, sembra che me lo fai apposta, non te ne frega niente di me. Guardate voi stessi, pensate che intanto se è una cosa che vi diverte la portate lo stesso, vi porta via del tempo perché voi dite sì, io ci passo un sacco di ore a montare il video, ci dedico tanto, tanta fatica, tanto impegno, non ci dormo e poi va male il video. Posso capire che sicuramente non siete felici, però ricordatevi sempre che è una cosa che è partita da voi, no? Quella di aprirvi un canale YouTube. E quindi, come è normale che sia, se tu ti apri un canale YouTube, sei consapevole che può andare e può anche non andare. E questo però ve lo dovete sempre ricordare anche quando andate avanti, quando avete una serie che vi va bene e quindi l'altra no. Dovete sempre ricordarvi che è una cosa che parte da voi e quindi se cominciate a lamentarvi, già non va bene. Figuriamoci quando poi fate quel determinato video di lamentela. Già il pensiero, ma che palle, quello non deve esistere. Non deve esistere perché ricordatevi che YouTube è un divertimento. Se non riesce più ad essere un divertimento, vuol dire che su questa piattaforma mi sa che avete sbagliato a venirci. Detto questo, io quello che volevo dire l'ho detto in questo video, lo ridico per la terza volta perché non c'è due senza tre, non è una critica a nessuno, non mi sono rivolto a nessuno, ma è solo uno spassionato consiglio e riprendetevelo, lo ridico un'altra volta, come esempio la ragazza o comunque chi che sia, se voi dovete ottenere qualcosa, ricordatevi che con le lamentele non si ottiene nulla, facendo la vittima non si ottiene nulla, metteteci sempre lo stato vitale al massimo ragazzi e ricordatevi soprattutto che YouTube è un divertimento.